È caos in una scuola elementare di Montelabate a tempo pieno e a metodo Montessori. I fatti sono iniziati lunedì della scorsa settimana, quando alle 20:30 una mamma ha fatto sapere che suo figlio, frequentante la seconda elementare, non stava bene, ma era risultato negativo al tampone. Il bambino comunque non è andato a scuola per i 2 giorni successivi. Poi, il mercoledì pomeriggio alle 18:30, la mamma ha comunicato che il nuovo tampone eseguito aveva diagnosticato la positività al Covid. L'ultimo contatto con i suoi compagni di classe, in ogni caso, era avvenuto oltre le 48 ore previste dalla legge per far scattare l'obbligo delle FFP2 a tutta la classe, e invece pare che a scuola le disposizioni siano state diverse. Sostanzialmente risulta che i bambini, dai racconti, hanno detto che la mattina, il giovedì mattina, le maestre hanno fatto, mentre erano a scuola, hanno fatto togliere la mascherina chirurgica e hanno fatto indossare ai bambini l'FFP2. È partita comunque, è giunta la notizia ai vari genitori che hanno iniziato a fare delle proteste telefoniche, per cui c'è stato un contrordine, quindi ai bambini è stata nuovamente fatta togliere la mascherina FFP2 e indossata nuovamente la chirurgica. All'uscita dall'orario scolastico è stata consegnata una mascherina FFP2 ai bambini, dicendo che dal giorno dopo sarebbero dovuti rientrare in classe con la mascherina FFP2. Il venerdì mattina, invece, i piccoli alunni si sono presentati con la mascherina chirurgica perché, come ricorda l'avvocato Pia Perricci, le FFP2 non sono certificate per i bambini. Abbiamo chiesto anche dei chiarimenti all'ente certificatore che ci ha confermato che non esistono mascherine FFP2 omologate per bambini, che sono state fatte solo per gli uomini lavoratori e che quelle che ci sono in giro a formato small non sono per bambini, ma sono per persone adulte che hanno una fisionomia più magrolina. Quindi è successo che sostanzialmente i bambini sono stati rimandati a casa, quelli che erano con i genitori non sono stati fatti entrare, quelli che sono giunti con il pullman in 2 casi addirittura sono stati affidati ad altri genitori senza alcuna autorizzazione dei diretti interessati e un bambino è stato lasciato nel corridoio insieme al personale ATA seduto su una sedia sino a quando non sono giunti i genitori a prelevarlo. Genitori che poi si sono rivolti a lei. I genitori, prima di rivolgersi a me, hanno tentato un colloquio con la preside e il colloquio ovviamente non ha avuto alcun seguito. Si sono rivolti a me, abbiamo inoltrato una diffida, abbiamo inoltrato anche una denuncia. Speravamo che a seguito della diffida il lunedì mattina la preside fosse disponibile ad avere un colloquio, difatti però la preside non ha voluto avere nessun colloquio. Sono stata contattata dai vari genitori, alle 7:30 ero anch'io dinanzi all'istituto scolastico, non hanno aperto, è stato detto dal personale ATA che le disposizioni erano di non far entrare nessuno. A quel punto i genitori hanno contattato le forze dell'ordine che, una volta giunte sul posto, hanno proceduto ad identificare i presenti. Ma in attesa della decisione del giudice, in tutto questo i bambini sono tornati in classe? Stanno No, seguendo le lezioni? assolutamente no. I bambini sono stati lasciati fuori dall'istituto scolastico, sono a casa, non è stata attivata una DAD, non è stato attivato assolutamente nulla. Questi bambini vengono discriminati sulla base di non si sa che, dove viene imposto ai bambini l'utilizzo degli FFP2 che nuociono gravemente alla salute per i bambini, o quantomeno non ci sono dati certi dell'innocuità di questa FFP2 sull'utilizzo dei bambini, anche perché il sistema respiratorio dei bambini è totalmente differente da quello degli adulti e la cosa che lascia perplessi è che la scuola come istituto e soprattutto chi segue il filone della Montessori dovrebbe più di altri conoscere i concetti di inclusione, di inglobamento di questi minori che invece vengono messi alla gogna, per così dire, allontanati da quello che dovrebbe essere un loro luogo naturale, la scuola.